Bentrovati, buona domenica, inquadratura dedicata alla S di Virgilio, accompagnata dall'allenatore Alessandro Improta. Un altro applauso per voi, buonasera ragazzi, grazie per essere intervenuti. Il pareggio della Napoli ad Empoli, un 2-2 che fa molto discutere. Ne parleremo insieme ai nostri protagonisti che vado subito a presentarvi, a cominciare dalla colonna portante di Campania Sport, il nostro Peppe Iannicelli. Buonasera e buona domenica ancora a tutti voi. Buonasera, ben trovato l'ex azzurro Nicola Mora. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sempre con noi l'allenatore Gigi De Canio, buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Per noi è il critico del critico per il quotidiano Leggo, Mario Fabroni, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera. E come sempre a dare il via a questa nuova puntata di Campania Sport con il suo editoriale Umberto Chiariello. Buonasera, ben ritrovati. Noi che ormai abbiamo una certa età ricordiamo il calcio di altri tempi e mi va di raccontarvi una storiella per agganciarci al Napoli di oggi. Nel calcio è stata famosa un po' una storia cosiddetta maledetta, la maledizione di Spartaco fu definita. Chi era? Non parlo di Spartaco ovviamente, il gladiatore romano, ma parlo di un calciatore che si chiamava Spartaco ed era Spartaco Landini. Spartaco Landini era un terzino che ebbe la fortuna di giocare nella grande Inter di Elenio Herrera ed era la riserva di Tarcisio Burnic, detto La Roccia, uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano. C'è una particolarità che lega questi due giocatori, perché Tarcisio Burnic, nelle grandi disfatte del calcio italiano, non ha mai partecipato, per sorte o per avventura. Era il titolare della nazionale del 66 in Inghilterra quando a Middlesbrough la Corea del Nord con l'odontotecnico cosiddetto dentista Park Do-hyuk fece fuori l'Italia inopinatamente, quella che fu definita da Valcareggio, osservatore del momento, per Edmondo Fabbri, Ridolini. I Ridolini ci batterono, Ridolini era una figura televisiva, una macchietta televisiva. Quel giorno al posto di Burnic giocò Spartaco Landini. Così come Burnic non partecipò alla disfatta nel 74 contro la Polonia, quando si infortunò, uscì, entrò Pinotto Wilson e l'Italia perse. Ma il Napoli comprò Burnic a fine carriera. Il grande Vinicio, col suo Napoli più spumeggiante di sempre, perfino più bello di quello di Maradona da un punto di vista estetico, decise di mettere nel cuore della difesa, in linea all'olandese, il vecchio Burnic, che aveva ancora gambe, velocità e testa per giocare ad alti livelli. Ma il Napoli ebbe l'avventura e l'idea di comprarsi la sua storica riserva, Spartaco Landini. Il Napoli giocò una partita pazzesca a Ostrava in Coppa UEFA contro il Banik nel fango, una partita dove cercò di rimontare una situazione ormai compromessa a San Paolo. Arrivarono stremati dopo quella gara, addirittura ci fu un volo dove il Napoli rischiò di non atterrare, si spaventarono tutti. Burnic la domenica contro la Juve non giocò e Vinicio, contrariamente a quello che il mio amico Rosario Rivellino gli suggeriva di non fare, fece giocare Spartaco Landini. Tutti ricorderanno quell'infausta partita che finì 6-2. Perché cito Landini? Perché Landini è uno di quei giocatori sopravvalutati, fortunati nella vita, che poiché faceva parte del gruppo della grande difesa dell'Inter, era convocato anche in nazionale. Veniva considerato uno della grande difesa dell'Inter e quindi ha avuto la possibilità di vincere tanti trofei. A me ha ricordato la sindrome di Spartaco un giocatore che a Napoli furoreggia in negativo. Si chiama Raul Albiol. Questo ha vinto Coppa Europa, Coppa del Mondo, ha visto vincere i suoi compagni della Spagna perché non ha giocato neanche un minuto tra campionato europeo e campionato del mondo. Era riserva nel Real Madrid dove giocò ben 9 partite l'anno prima che il Napoli lo prendesse. Aveva fatto 2 bei campionati da giovane col Valencia, poi era andato al Madrid dove non aveva trovato il posto titolare e però veniva preso a pacchetto e lanciato nel grande agone internazionale. È arrivato a Napoli con i galloni di grande giocatore. Il Napoli per lui ha speso 12 milioni di euro, gli ha dato un ingaggio da 2 milioni e 100,
buttando come uno scarpone vecchio, trattandolo letteralmente male, il suo capitano Paolo Cannavaro, onesto prestipedatore, come direbbe Gianni Brera, che aveva dato tanto alla sua squadra in 7 anni, che non era un fuoriclasse come il fratello, ma che sicuramente aveva fatto bene. Oggi vediamo ancora, a 34 anni, cavarsela benissimo in un Sassuolo che sta facendo un buon torneo, il nostro Paolo Cannavaro, sostituito da uno che invece, e signori, diciamolo chiaro, si sta rivelando il problema numero uno di questo Napoli, che dopo 2 anni negativi con Benitez avrebbe dovuto sostituirlo quest'estate. E allora io non me la voglio prendere con Benitez, che ha portato questo pacco a Napoli, perché io tale l'ho definito e lo ribadisco, perché ha portato pure Reina, ha portato pure Callejon, ha convinto Higuain, l'appeal di Benitez è stato importante per convincere Higuain a venire a Napoli, bisogna dire quello e anche quell'altro, ma la società sapeva che aveva un problema in difesa. Non può essere che il Napoli di Sarri 3 partite prende 6 gol e 6 volte coinvolto al Biol nei gol che prende. Allora qui arrivo al problema Sarri. Oggi tutti vogliono già la testa di Sarri, sento commenti pazzeschi. Io dico invece che bisogna avere pazienza, perché i progetti non si uccidono all'alba. Il Napoli ha fatto solo 2 punti, è vero. Però già per esempio la scommessa Insigne trequartista magari la sta cominciando a vincere Sarri. Già oggi ho visto in Sarri un passaggio in più. Quando è uscito Insigne è passato dal 4-3-1-2 al 4-3-3, mostrando di non essere abbarbicato a un'unica idea, come faceva il maestro Benitez, da cui è lontano anni luce, per esempio in termini di comunicazione. Deve imparare ancora moltissimo Sarri, che ha una dimensione molto più provinciale rispetto a un uomo internazionale come Rafa Benitez. Però oggi ho visto già che Sarri è pronto a modificare il sistema di gioco, e Sarri oggi ha cercato di far giocare Gabbiadini nel ruolo che più gli aggrada e gli piace e più è adatto alle sue caratteristiche, da punta centrale, e Gabbiadini ha risposto con un assist sontuoso per Allan. Insomma, io non butterei il bambino con tutti i panni per il solo fatto che c'è stata una partenza fasulla. Direi di aspettare, di avere pazienza, e tutti coloro che stanno ancora già dicendo via Sarri, cacciate Sarri, io dico, signori, ma se fra 3 settimane il Napoli fa un bel filotto con Lazio, Sassuolo e batte la Juve, poi avete già preparato i carri di Mergellina per fare piedigrotta? Gli stessi che oggi chiedete la testa da Forcaioli, quali siete? Calma e gesto. Napoli purtroppo paga sempre questo modo ondivago di esaltarsi e deprimersi in una maniera feroce. Bisogna avere pazienza e dare tempo a questo tecnico di portare avanti le sue idee e di dargli la possibilità di esprimerle sul campo. Poi, se avrà fallito, pagherà in prima persona. Ha 1 anno di contratto, si gioca la scommessa della vita. Il Napoli non ha da chiedere al campionato più che al massimo un 3° posto, visto che la società ha volato basso e non ha voluto puntare a uno scudetto possibile, perché quest'anno non ci sono più padroni e la Juve lo dimostra. Colpevolmente la società non ha voluto prendere i difensori che servivano. Colpevolmente la società si è tenuta il problema al Biol, che oggi continua a pagare. Allora Sarri, io ti do un solo consiglio. Prima che cacciano te, fai pulizia tu in questa squadra, fai come fece Marcello Lippi, il quale fece fuori Nela e Policano, 2 senatori, mise dentro Fabio Cannavaro e Fabio Pecchia e via, e volò alto e fece un gran campionato. Prima che ti fanno fuori, sii tu quello che dimostra di avere in pugno la situazione. Chiudo con una chiosa. A prescrizione, mia bella prescrizione. Che cos'è questa parola? La parola magica che oggi salva in Italia tanta gente. È un assunto del diritto importante, perché nessuno può essere sotto processo a tempo indefinito. Intendiamoci, è un pilone di una democrazia occidentale, giusto. Ma basta avere buoni avvocati, bravi, che sanno usare tattiche dilatorie, e se sei colpevole ne esci indenne, perché ti salva la prescrizione. Caro Moggi, ce l'hai fatta anche stavolta, ma la Cassazione ti incastra alle tue responsabilità di uomo che ha rovinato il calcio insieme a tante altre persone e di cui sei il capo bastione, perché la Cassazione ha detto chiaramente quello che hai fatto, che non è comprarsi le partite, non è il calcio scommesse, sia chiaro,
ma orientare, organizzare ai fini che non sono di uno sport limpido e pulito, ma di uno sport asservito al potere, di cui sei stato uno dei massimi rappresentanti, perché hanno permesso a te di fare questo coloro che sono conniventi con te, cioè il sistema politico e di potere calcistico. Ma oggi beviti la tua prescrizione con un calice di prosecco, perché ormai in questo paese senza vergogna essere prescritti non è un problema, anzi è un vanto. Grazie, ho finito. Andiamo a vedere adesso, con l'aiuto delle immagini, come è andata ad Empoli per Napoli. Allora, noi abbiamo titolato "Non basta", non basta perché chiaramente non è del pari che ci si può accontentare, sebbene Empoli sia sempre stata una piazza difficile per il Napoli. Beh, Beppe, a te il controcanto. Ma io ho poco da dire, perché poco ho visto onestamente finora. Io vorrei condividere il tuo ottimismo, il tentativo molto corretto intellettualmente di trovare delle positività. Io sinceramente positività non ne ho riscontrate nella partita di oggi. Non ne ho riscontrate perché la squadra continua a prendere gol in modo assolutamente preoccupante e in modo copioso, perché una squadra che voglia avere ambizioni serie non può immaginare ad ogni partita, è successo nelle prime tre partite di campionato, di prendere sistematicamente due gol, di farsi rimontare in alcuni casi e di dover rimontare in altri. Primo. Secondo, non ne ho visto, perché nel momento in cui l'Empoli è crollato fisicamente, perché l'Empoli è arrivato alla prima ora, 65 minuti di puntata, ma l'organico che sta a disposizione è un organico tale da poter permettere a questa squadra, certamente secondo me, in queste prime tre giornate di campionato, di portare a casa 7 punti. Perché il Napoli, quando ha giocato per scioltezza, voglio dire, abbiamo visto come ha saputo maramaldeggiare sugli avversari. E invece il Napoli di punti ne ha solo 2. A qualcuno basta, perché è uno in più della Juve. Sinceramente a me godere delle disgrazie altrui non mi appassiona neanche un po'. Critico del critico Fabbroni. Ma io ti dico una cosa, questa squadra Napoli ha rimontato 2 volte oggi. Questa squadra è la squadra più difficile da commentare. È vero. Cioè, se vogliamo entrare in un'ottica, chiamiamola giornalistica, non voglio entrare nei tecnici perché i tecnici e i giocatori parleranno dopo, ma se vogliamo stare a guardare quello che è il nostro mestiere, questa è la squadra più difficile da commentare. Ed è difficile perché? Perché è una squadra che negli ultimi anni ha abituato un po' la piazza a stazionare nella zona alta del campionato, della classifica, ha avuto un ottimo rendimento in Champions, non dimentichiamolo. Sì, 2 volte. È arrivata malauguratamente a non giocarsi una finale di Europa League, ma cioè, stava lì. Quindi è una squadra che per il retaggio recente è difficilissimo da commentare. Se dobbiamo guardare invece e fare i commentatori senza stare a pensare a che l'attacco c'era, faceva mediamente 100 gol nelle ultime 2, quindi bisogna soltanto migliorare la difesa perché così abbiamo una squadra imbattibile. Io se questo ragionamento lo sto sentendo all'inizio della stagione, cioè che migliorare la difesa equivale a mettere più un centrocampo a 3 finalmente, equivale ad avere una squadra perfetta sotto ogni punto di vista. A me questa cosa in questo momento non sembra affatto sia così, e secondo me è su questo che bisogna un attimino cercare di essere critici in maniera propositiva. E cioè, io credo che le squadre che abbiano realmente affrontato l'ipotesi di un meccanismo di transizione sono 2, Juventus e Napoli. La Juve in qualche modo l'ha dichiarato, il Napoli no. E questa l'ha dichiarato che è una transizione che comunque vuole vincere lo stesso. Anche perfetto. E questa secondo me è il primo errore di comunicazione. Cioè aver lasciato intendere che siccome non hai toccato niente in attacco, siccome ti sei messo col centrocampo a 3 e siccome c'è un allenatore che sta curando la fase difensiva, prima o poi questa situazione porterà a risultati schiacciasassi, io credo che questo sia l'errore di concetto principale che è stato commesso finora. Se invece si dice chiaramente che questa è una squadra che ha bisogno
dei propri tempi di maturazione e di assimilazione per arrivare probabilmente ad avere un rendimento importante, allora si cambia completamente la scena dell'attesa, si cambia completamente lo scenario della critica e ci si mette su un piano invece di maggiore capacità di riuscire a vedere con dovizia di particolari quello che di buono o di negativo eventualmente emerge gara dopo gara. Anche oggi a me non è sembrato di vedere una squadra che ha imposto il proprio gioco, tutt'altro. Non è sembrato di vedere una difesa impenetrabile, i due gol lo stanno a dimostrare. Non è sembrato di vedere un problema Sarri non si pone, perché in questo momento è l'unico che può portare la baracca ad un sistema di valorizzazione di certi giocatori senza aumentare troppo un monte di spesa che negli ultimi due anni si è fatto pesante e dal terzo in poi senza Champions diventerebbe devastante. Vabbè, questo è il quindi questo è il Napoli, speriamo che cresca, ma al momento, diciamocelo francamente, è una piccola squadra di Serie A. Come la giudichi la partita di Empoli? Perché è di difficile interpretazione. Ci sono segnali positivi? Io ho colto quello di Insigne, il cambio di modulo, il fatto che il Napoli a Empoli aveva preso una sveglia da paura l'anno scorso e quest'anno ha rimontato due volte. Però poi ci sono tante cose negative in questa partita, no? Ma se mi permetti vorrei fare un piccolo passo indietro per riassumere un po' o dire alcune cose su quello che avete detto finora. Io credo che il problema Sarri non si ponga, ma non perché il monte ingaggi sia garantito o meno, perché nel lavoro di una società ci vuole una certa serietà, una certa programmazione, una certa serietà di valutazione anche del lavoro dei professionisti. Ora c'è qualche intoppo, probabilmente tutte della società calcio, della società calcistica italiana, ci sono assolutamente delle incongruenze. Detto questo, cioè, bisogna dire che le società sono meno professionali dei tecnici, ma nella maniera più assoluta. Ma nella maniera più assoluta, perché ho portato questi esempi. Esempi, cioè non perché le società non abbiano spesso non hanno le idee chiare, perché poi certe cose le realizzano dopo che magari i buoi sono scappati, no? E magari pongono rimedi dopo. Il problema del Napoli di questo momento non è un gravissimo problema, perché la squadra sta andando un po' a corrente alternata, ha bisogno dei suoi tempi. Ha fatto un buon inizio col Sassuolo. Poi si è smarrita completamente. Si è smarrita probabilmente un po' per condizione fisica, un po' per la mancanza di personalità di qualche suo giocatore, perché poi dobbiamo dirlo, qualche giocatore non è da Napoli, no? E soprattutto in ruoli chiave, insomma. Dopodiché ha perso in maniera inopinata con il Sassuolo. 50 minuti di grande calcio con la Sampdoria, se tutto lasciava presagire due minuti di follia, degli errori balordi davvero incredibili. Però individuali. Poi non è la forza di chiudere la partita in 20 minuti. Ma dopo poi è difficile, soprattutto se poi vieni da una serie di risultati negativi, perché il Napoli viene da risultati negativi anche dal finale di stagione dello scorso campionato, certo, dove non è riuscita mai a capitalizzare le occasioni, a volte anche di poter agguantare il secondo posto e poi quello di agguantare il terzo, terzo posto. Quindi riuscire a scrollarsi di dosso un andazzo così negativo, questa negatività si impossessa da un punto di vista psicologico anche delle gambe dei calciatori, e quindi anche quando vai in vantaggio hai la preoccupazione poi di non riuscire a farlo. E quindi qui c'è bisogno soltanto di avere pazienza, e la società credo che l'abbia, l'allenatore ce l'ha, e da parte della squadra nel voler continuare e migliorare. Ma poi, la squadra crede nel lavoro del tecnico? Secondo me sì. Poi anche lui sarà chiamato probabilmente a fare delle scelte importanti, e lì dobbiamo augurarci che non siano scelte che poi possano, come dire, condizionare o penalizzare magari qualche giocatore che forse mediaticamente non è così importante, ma che invece sono talenti.
scelte che vadano, diciamo, ad eliminare quei problemi che in questo momento... Mi porta a Gabbiadini, stai parlando di lui, secondo me, eh? Sto parlando di lui, sto parlando di quei giocatori che magari fanno bene, che mediaticamente non hanno un, mentre ci sono alcuni che oggettivamente non stanno rendendo per quello che è il palmarès, per quello che è la loro esperienza, o per quello che dovevano rappresentare per il Napoli. E probabilmente ci vuole, per esempio, anche... oggi Higuaín e Hamsik non sono stati positivi. No, diciamo. Higuaín non si tocca. No, non si può toccare. Higuaín non si tocca perché non ha fatto una buona partita. Non fa niente, ma Higuaín, pure se sta zoppo, è il giocatore che è un altro livello. E poi è l'unico attaccante vero di grandissimo livello, per cui gli altri possono anche ruotare, perché le anche se alternative ad Hamsik dello stesso livello io non ne vedo, in difesa probabilmente qualcosa da rivedere. Cioè, appunto, ci siamo. Si potrebbe anche aggiungere la novità di maggio, onestamente. Perché forse... Come può uno Valdifiori, che è un metronomo, cioè uno che normalmente al centrocampo dovrebbe avere le chiavi del... Si dice così. Sì, musicalmente sì. Si usa anche questo, un Francifrutti, vabbè, il metodista, chiamatelo come volete. Insomma, colui che dovrebbe avere le chiavi del gioco, avere i crampi dopo 10 minuti del secondo tempo. Cioè questa squadra c'ha problemi fisici. Questa squadra sicuramente non è ancora al top a livello fisico, e questo bisognerebbe chiedere all'allenatore. Penso che per giocare il sistema di gioco di Sarri ci voglia grande intensità, e quindi chi non è propenso all'intensità o deve percorrere tanti metri... Ma se c'è uno che conosce Sarri a memoria è Valdifiori. Sì, però lo vedo, rispetto a Valdifiori visto a Empoli, l'ho visto in difficoltà proprio nei movimenti e nelle giocate. Purtroppo Valdifiori l'abbiamo visto in un contesto che giocava a memoria. Abbiamo visto oggi l'Empoli lasciato da Sarri, dove la palla non stava ferma più di 2 secondi e non più di tocchi. Io vedo un Valdifiori in netta difficoltà, oltre che fisica, proprio nel proporre il proprio gioco. Cioè, escluso qualche verticalizzazione importante che c'è stata sull'attacco di Gabbiadini, dove poi è nato il gol di Insigne, ho visto un Valdifiori che non gioca più verticale come giocava nell'Empoli. Quindi penso che oggi sia stata forse la prima e unica volta in queste 3 partite dove il centrocampo è veramente andato in difficoltà, sia in fase propositiva che in fase di difensiva. La difesa è incappata anche oggi, purtroppo, nella giornata storta di Albiol. Abbiamo preso per l'ennesima volta 2 gol, ma è una difesa che non dà la sensazione di essere sicura, perché oltre agli individuali manca il filtro centrocampo. Io ho una domanda specifica, perché questo è il tuo ruolo, più di te, che sei un esperto della materia. Terzino sinistro, chiamiamolo col vecchio nome, esterno basso, non ho mai sentito. Ma noi abbiamo 2 mancini. Abbiamo preso questo Yusai per fare il terzino destro, visto che maggio c'ha 33 primavere. Maggio non si tocca più e continua a dare problemi con le sue prestazioni, piuttosto, insomma, diciamo che non siamo contenti di come si è giocato maggio. Imbarazzato. No, imbarazzato, perché uno si impegna a morire, scavare, però ha dei piedi che sono sempre... Il ragazzo studia, ma non... Che dobbiamo fare? Perché mettere questo destro a sinistra con 2 mancini? Se non ti piace come fa la fase difensiva Gulam, ti piacerà quella di Strinic, immagino. Sì, senza contare che Zuniga è rientrato ed è rimane ai margini. Ma Zuniga forse ormai merita un caso a parte. Io penso che la cosa preoccupante è come mai un giocatore come Gulam, che comunque è mancino di ruolo, è un mese e mezzo... Viene da un gol in nazionale. Viene da un mese e mezzo di lavoro, all'inizio poteva non piacere la fase difensiva. Quindi dopo un mese e mezzo che lavora con l'allenatore, che lavora con la squadra, è difficile andare a capire... Queste sono scelte che purtroppo... Lasciano perplessi, ma chi meglio allenatore e mister lo sa, quando vede un giocatore allenarsi durante la settimana sa se è pronto. Io penso che Isai abbia fatto meglio rispetto a quando l'abbiamo visto Sassuolo, sia in crescita, ma a sinistra ci voglia un difensore mancino che sappia supportare anche la fase propositiva, la fase offensiva. Ce lo vediamo che anche oggi un paio di volte aveva la possibilità di spingere, di crossare. Io sono fermo a quello che mi ha detto Gigi l'altra volta, ha detto sugli esterni alti possiamo anche giocare a piede invertito, ma sugli esterni bassi non esiste proprio che si giochi a piede invertito. Non... È giusto? Perché gli detto esterni così. Bassi non convergono, non vengono in mezzo. Quindi deve giocare destro a destra e mancino a sinistra. Io c'è una cosa che, insomma, noi non dobbiamo commettere l'errore di paragonare, di ricordare quello che ogni giocatore ha fatto magari nell'annata precedente, perché
altri contesti, altre situazioni, altre società, altri compagni, altre condizioni psicologiche. Quindi quando si va da una squadra come l'Empoli ad una come il Napoli, e non c'è paragone, perché sono squadre di dimensione diverse, soprattutto in un Napoli che viene da annate positive. Tu giochi su tutti i campi per vincere e per imporre, quindi devi avere qualità sia da un punto di vista della qualità tecnica e tattica, quindi la capacità di saper vedere subito il gioco e quindi velocizzare il gioco, perché una squadra piccola come l'Empoli è chiaro che incontra il Napoli deve sfruttare le qualità balistiche di tutti i suoi calciatori, ma deve sfruttare anche l'aspetto agonistico, dove per aspetto agonistico c'è l'organizzazione tattica elevata all'ennesima potenza come intensità di gioco. Che poi dopo vengano i crampi, allora come si diceva prima, lì poi la squadra forte deve essere anche capace a sfruttarla. Ma questo che cosa significa? Che quando tu incontri una squadra che da un punto di vista agonistico mette la partita su un binario di grandissima intensità, tu devi avere la capacità di vedere il gioco prima e di far viaggiare la palla ancora prima. Perché Valdifiori non riesce quello che riusciva negli anni scorsi? Ma non so se avete notato un paio di volte Higuaín durante la partita che è andato a finire due volte in fuorigioco e che chiedeva ai compagni prima. Ma perché il grande giocatore legge l'azione, non fa un tocco in più, è il giocatore che insomma che è, se un giocatore non ha, pur essendo un giocatore valido, bravo, ma se non ha sicurezza, ma se non ce l'ha come talento, insomma dopo si fa fatica. Perché uno dei capi di accusa Gigi sta dicendo, perché lui è poi allenatore, cerca ovviamente di, secondo me sta facendo in maniera molto più violenta, un pregio rispetto a tanti altri che quando va in televisione non dimentica di essere allenatore, di parlare di colleghi anche più titolati come Benitez. Ci sono altri invece che fanno i professori e poi hanno 14 esoneri della loro carriera, capito? Ma infatti gliene do atto, glielo sto dicendo esattamente la stessa cosa che stavo dicendo. Lui ha questa grande qualità. Però volendo andare un po' tu devi affondare, Valdifiori non ha la mentalità da grande squadra? La deve costruire. Si tratta di talento puro, e se è talento puro tu giochi come sai giocare in qualunque contesto ti metti, a me non risulta perfetto. Però uno che ha 29 anni arriva una grande squadra. Ok. Non significa niente, se non c'hai quella capacità mentale di approcciare il ragazzo, però ci mette tutta la buona volontà ed è un giocatore, probabilmente ha bisogno dei suoi tempi per impadronirsi perché è un concetto davvero importante, e in questo ti aiutano i compagni. A Napoli c'è un esempio eclatante: il Napoli perfezionò la squadra prendendo un giocatore come Romano, che non era un giocatore di altissimo profilo, però attenzione, giocando con dei fenomeni a fianco è chiaro che è sotto questo profilo il ragazzo ha migliorato il suo rendimento e ha migliorato la sua capacità di gioco. Questo voglio dire, quindi con gli allenamenti io vedo che spesso il Napoli oggi gioca ad un tocco, fa dei fraseggi, inizia delle azioni, giocando ad un tocco. Solo una cosa volevo dire: se tu avessi portato Valdifiori a Napoli e tu fossi l'allenatore del Napoli e avessi portato questo giocatore che tutti hanno dipinto giustamente come l'uomo di Sarri, ma soprattutto l'uomo uno dei pochi. Non c'entra l'uomo di Sarri, perché Sarri è venuto sistematicamente dopo. Di Valdifiori a Napoli si è parlato. Era l'uomo di Sarri, però è anche l'unico giocatore, uno dei pochi giocatori italiani che nel centrocampo è stato dipinto così, qualità da regista, eccetera. Certo. Questa cosa avrebbe pesato molto sulla testa del giocatore, cioè sapere che la piazza pretende da te tutto e subito, perché tanto già lo conosce l'allenatore, già sa il gioco. Prima devi Non è che la piazza, non è che il giocatore si preoccupa in quel momento di quello che può dire la piazza, è uno stimolo, e quindi il ragazzo ha tutta la buona volontà per fare prima, però certe cose poi va in campo, si scontra e le deve capire e assimilare.
le deve capire e assimilare. Tempo, cioè. E ci vuole il suo tempo. Ci vogliono delle partite in cui i meccanismi funzionino per bene, in maniera veloce, il ragazzo acquisisce fiducia, cambia radicalmente il rendimento. Peppe, siamo per andare in pubblicità, ma l'accusa che si muove al cosiddetto ridimensionamento del progetto Napoli, che per me tale non è, ma per molti lo è che Benitez chiedeva Schertel e Mascherano, inarrivabili probabilmente, ma mirava a quel tipo di giocatori. Sarri ha portato Isaia e Valdifiori. Ripeto, io attendo di vederli però anche a prestazioni più probanti per esprimere un giudizio. È corretta la perplessità pregiudiziale. Cioè, è corretta la perplessità pregiudiziale. Ovviamente poi i fatti ci diranno se in questo schema di gioco, se in questa organizzazione di gioco, i due possono dare quel rendimento che noi tutti auspichiamo. Però ripeto ancora, se non arrivano e non cominciano ad arrivare subito i risultati, la panacea sono i risultati. E oggi Napoli ha perso una grande occasione per fare il risultato a Empoli nell'ultima mezz'ora, quando ha praticamente rinunciato a giocare. Beh, allora sarà dura anche far crescere queste qualità e queste mentalità. Bene, siamo per fermarci, Titti? O... Posso aggiungere una cosa di carattere tattico? Ce l'abbiamo un minuto. Ah, sì. Pensavo... no, se no parlavo un po' se di... Se voi quando guardate le partite del Napoli, guardate lo smarcamento dei centrocampisti, sì, tra le linee. Allora, in quel momento, il centrocampista che si smarca tra le linee, anche parlo delle mezze ali, no? Allan e Hamsik, si smarcano. E nel momento in cui ricevono la palla, spesso la ricevono ancora di spalle alla porta e la giocata immediata che fanno, scaricano ancora dietro. Ecco, una migliore posizione del corpo, con un corpo in diagonale ma con verso la possibilità la porta, gli potrebbe permettere a loro di sviluppare già una giocata invece che dietro, che è una giocata di mancanza di rischio, di tranquillità, di così mettiamolo, però non rischi nulla e però non ottieni nemmeno nulla. Ma se fossero per esempio spesso col corpo in diagonale, potrebbero già con il primo tocco, giocare in verticale e andare poi a prendere l'appoggio della punta per fare un'ulteriore giocata in verticale. Ma poi può venire bene lo schema, può non venire bene la giocata, però già questo darebbe l'idea di una squadra più convinta della voglia di andare in verticale, di andare a sfruttare la qualità dei suoi giocatori di maggiore qualità per andare a far male all'avversario. Ma il fatto che si giochi per esempio molto spesso dietro, un'altra caratteristica è che il centrocampista centrale, e oggi l'ha fatto più spesso Giorginio Didi, va sempre incontro alla palla, va a prendere la palla perché vuole la palla sui piedi. Ma se il centrocampista centrale è il giocatore più marcato, proprio perché deve fare gioco e gli avversari ti mettono pressione, il concetto tattico, il giocatore intelligente, intelligente per l'amor di Dio, scusate, praticamente il giocatore di qualità superiore, ecco il pillo della situazione, tanto per dire, o Xavi, si allontanano dalla... ma i punti di riferimento noi dobbiamo guardare a quelli, si dice, ma dobbiamo guardare a quelli per migliorare, per volere dai nostri giocatori sempre una qualità migliore, per aiutarli ad avvicinarsi a questa idea. Si allontanano dalla palla, si allontanano proprio per creare più distanza fra la palla e loro, è più difficile da marcare. Dopodiché, se vanno a marcare il centrocampista centrale, ci sarà spazio per il difensore di entrare e sviluppare un'azione offensiva. In questo momento nel Napoli queste cose non funzionano benissimo. Perché? È perché fino all'anno scorso c'erano due mediani difensivi, palla sempre in orizzontale e solo poi quando arrivava lì nei pressi di però gioco più in ampiezza. Oggi Sarri si gioca ad un tocco, spesso la squadra manovra, fa un po' più fatica comunque ad arrivare in avanti, e spesso quando arriva i ragazzi giocano dietro. Caglegon oggi ha fatto un passaggio che era dentro l'aria, l'ha data all'avversario, per dire, no? E quindi questo rallenta un po'.
Io credo che con questa squadra, questi giocatori, la qualità di questi giocatori, che è buona, nel momento in cui avrà, come dire, anche con l'aiuto di qualche buon risultato, possesso e questi schemi andranno un po' più velocemente a memoria, io credo che farà molto bene. Con queste parole di speranza. E ritorniamo tra poco, tra pochissimo, sempre a parlare di Napoli, del gioco in campo e di tattica. Andate in bar. Naturalmente la gara di oggi ha avuto dei voti, no? Come facevamo un tempo, siamo tornati a farlo anche. Però devo dire una cosa, a me preoccupa molto l'aspetto fisico. L'aspetto fisico? Non è un elemento che secondo me possiamo liquidarli in 3 secondi, secondo me. Cioè 11 luglio, 13 settembre. Siamo ancora troppo presto. Ma è troppo presto, due centrocampisti che praticamente la settimana scorsa, 2 settimane fa, non arrivavano a 50 minuti. Stai raccontando una rubrica, lo sai? Abbiamo reintrodotto la rubrica delle pagelle. Ma così presto? Così presto, sì. È perché non ero abituato. Io sono abituato per 7 anni alle pagelle finali. Ha delle pessime abitudini. Al pagelliano. Il nostro Favorone. Sì. Vabbè, comunque mi sembrava che l'elemento fisico non mi sembrava proprio. È un discorso serio. Per esempio Valdifiori c'è da considerare, a prescindere l'impegno fisico, ma anche l'impegno emotivo, no? Certo. Gioca davanti al proprio pubblico di una volta, certo, eccetera, quindi queste cose hanno la loro come pesano molto, ma anche sul bacino plastico hanno un peso. Beh, la condizione psicologica del giocatore è importante, dà degli elementi di valutazione anche per questo, si consumano delle energie nervose. Cioè, ti senti più stanco quando ti senti stressato? Sicuramente le energie si bruciano, sono forse quelle che si brucia più mentalmente che quelle fisiche. Per un giocatore, come diceva prima giustamente Mario Fabbroni, in 2 mesi il giocatore è allenato. Non è in corpo di sano, ma la mente gioca dei ruoli fondamentali e penso che Valdifiori in questo momento stia pagando proprio questo, il passaggio alla grande squadra, la responsabilità, tutte le aspettative che sono state rivolte in lui, perché è un uomo di Sarri, perché è il padrone del centrocampo, perché dopo Pirlo era stato accostato al miglior regista italiano. Penso che sia un ottimo giocatore con delle ottime qualità, che però, come diceva prima Miss De Canio, giustamente ha dei tempi di gioco magari diversi dai grandi campioni, quindi va leggermente aspettato, come vanno aspettati certi meccanismi che cominciano a intravedersi ma non sono ancora belli fluidi. Andiamo alle pagelle allora? Sì, io mi aspettavo anche un po' di moviola, fatemi capire se la facciamo comunque. Allora, i voti. Ah, stai pure tu della Io lo so, non sapevo. Perché? È una domanda anche per me. Facciamo un applauso alla Pagella, ma soprattutto come se nella mia pagella usciva il preside. Grazie Giorgio. Questa è l'azione del grafico. Peppe. Come fate dire le pagelle? Momento, la prossima settimana voglio pure io che tu fai il contro pagella. Il contro pagella, con le foto. Voglio pure io la presa. Metto però il cappello d'asino, quello di famoso dietro all'Agna. Non basta che lo metto. Va bene. Io metto c'era di quarta e quinta ginnasiale, al signor, una compianta gabardella, grande di latino greco, okay, con la faccia così. Ma non ti bacchettavo con la bacchetta? Voglia. Come no? Diceva quando che... Quando vedeva la merenda che rubavi sotto il tavolo. No, che merenda, quando non declinavamo subito i sostanzini. Tu, andiamo a leggere la pagella. Pepe Reina è un 6 di assoluta stima perché ha preso 2 tiri, 2 gol, qualche bella uscita, i piedi sono i migliori della squadra. A un certo punto ho pensato, ora fa entrare Rafael e sposta Reina al centrocampo e vinciamo la partita perché ha dei piedi straordinari. Comunque, non ha avuto colpe specifiche. Il signor Maggio per impegno meriterebbe sempre un voto altissimo, per la qualità agonistica che ci ha messo meriterebbe, ripeto, una sufficienza, ma la sua capacità di tocco, la sua incapacità di cross, un paio di stop a 18 metri, 4-5 cross proprio farlocchi, diciamo così, fanno sì che Maggio la sufficienza non la merita e che anzi io ritengo sia uno dei problemi di questo Napoli. Andrebbe riportato Iusei nel suo ruolo di terzino destro, perché all'età di 33 anni Maggio non può essere ancora il titolare inamovibile di questa squadra. Al Biol io sono stato generoso, perché non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Su 6 gol del Napoli c'è la partecipazione attiva di Albiol su tutti e 6. 4 su 6 addirittura ne è colpevole in pieno.
dovrebbe essere il perno della difesa, è il vero buco nero. Sul primo gol oggi non è scappato all'indietro e ha consentito a Saponara di andare in porta, mostrando la solita lentezza, non è riuscito a guadagnare neanche un metro, correndo contro un giocatore che correva palla al piede e lui non aveva palla da condurre, e questo a maggior ragione dimostra la sua inadeguatezza a giocare in un certo modo. È il vero problema di questa difesa, che nei movimenti mi sembra migliorata, ma nelle qualità individuali no. Invece Chiriches mi ha soddisfatto, gli do la sufficienza, perché è un giocatore pulito, perlomeno pulito, anche se quando salgono i toni agonistici non è un agonista di primo livello. Però della difesa di oggi è quello che mi è sembrato migliore. Yusai a sinistra è un pesce fuor d'acqua, si salva per la corsa, per l'impegno, per l'applicazione, ma sicuramente non propone nulla e non crea nessuna situazione di pericolosità in fase offensiva. Un 5 pieno gli va riconosciuto. Come 5 va dato a Valdifiori. I due acquisti ex Empoli oggi non hanno soddisfatto. Valdifiori con i crampi dopo 10 minuti del secondo tempo è stato un po' l'emblema del vorrei ma non posso di questa squadra. Ad Allan il 6 gli va dato solo per il grande inserimento in zona offensiva, il gol che ha prodotto il pareggio, perché anche la sua prestazione è insufficiente sul piano del gioco. È un giocatore però secondo me importante, che deve imparare meglio i meccanismi di gioco, ma può dare molta sostanza a questa squadra. Da Hamsik mi aspetto molto di più, come da Higuain. I due giocatori più di qualità di questo Napoli oggi non hanno raggiunto la sufficienza, sono sicuramente coloro su cui il Napoli deve fare maggiore affidamento. Higuain è fuori classe della squadra, oggi nessuno dei due merita gli altari di una bella prestazione. Gabbiadini secondo me invece ha fatto bene, si merita un voto molto buono. Il secondo gol del Napoli nasce da un passaggio strepitoso di Gabbiadini, che sa leggere molto bene l'inserimento del compagno, sa farsi trovare pronto in posizione di centravanti e sa fare quello che un grande centravanti deve fare: proporsi e scaricare nell'1-2 sul compagno che arriva, e l'ha fatto benissimo. Migliore in campo Lorenzo Insigne, che oltre ad aver fatto un gol da fuori classe assoluto sta dimostrando una sempre maggiore assuefazione a un ruolo difficile come quello del trequartista, anche con una capacità aerobica elevatissima, perché è quello che corre più di tutti e fa anche recuperi difensivi profondi come in due casi ha fatto. A Sarri non posso dare la sufficienza, perché questo Napoli è né carne né pesce. Alcune scelte le trovo incomprensibili, come quella di un destro a sinistra quando hai due mancini in panchina, mantenere Maggio titolare, e soprattutto non ha il coraggio di far fuori un senatore che in questo momento è una palla al piede della squadra, pallo di Raul Albiol. Banti è colpevole sul secondo gol, c'era un fallo di mano di Saponara che a mio giudizio andava sanzionato, molti commentatori hanno detto che era involontario e che non andava sanzionato. Per me quello è evidentissimo fallo di mano, e il secondo gol dell'Empoli è viziato da un errore arbitrale. Quando l'arbitro incide sul risultato non può essere mai considerato positivamente. Coloro che sono entrati in campo, Mertens ha dato due o tre situazioni, ha creato due o tre situazioni di pericolosità e una sufficienza se la merita, non certo Gallegon, che come ha ricordato De Canio ha scaricato una palla indietro addirittura sull'avversario quando poteva fare molto meglio, perfino nell'azione del palo ha sbagliato il tiro di fondo, ma lì era gioco fermo. E Jorginho, anche lui, non ha raggiunto la sufficienza, anche se dinamicamente ha fatto qualcosa in più di un Valdifiori molto spento fisicamente. Questi i miei giudizi, e chiedo subito a Peppe Iannicelli di entrare a gamba tesa. Ma io... Sarebbe bello ora sulla pagella, cambio volto da Chiarillo a Iannicelli. Che meraviglia, faremo. Come sai, non è che ci mettiamo a fare voto per voto, però faccio un ragionamento sull'impianto. Io ho visto che tutto sommato, facendo la media, sei su una sufficienza, perché hai dato 6,5, 7, hai dato 5. No, sono 6,5, un solo 7, molto insufficiente. No, però parecchi 6, credo che più o meno... Se facciamo la stima, sei al 5 e mezzo. Io direi 5 meno complessivamente. La prestazione del Napoli e del suo allenatore secondo me va stimata in un 5 meno, perché ripeto, i punti si contano ma si pesano anche. Togliamo un voto a tutti. Le prestazioni vanno valutate anche in ragione dell'avversario. L'Empoli al 60esimo si è semplicemente fermato,
Cioè, come in una corsa di Formula 1, si ferma la macchina, tu devi saperne approfittare, cioè devi avere quella capacità, perché ce l'hai. Come Rossi oggi con Marco. Tecnico, stavo per dire esattamente l'esempio motoristico che hai citato brillantemente. Allora io credo che la squadra meriti nell'insieme 5 meno meno per la partita di Empoli. Io la giudico molto negativa dal punto di vista del risultato, e sulla prestazione ho già espresso le perplessità. Voglio soltanto aumentare, però me lo consentirei, di mezzo punto i già voti eccellenti che hai attribuito ad Insigne e a Gabbiadini, perché in effetti le loro due giocate, quella di Insigne subito dopo il gol shock, che dopo pochi minuti veramente poteva insomma abbattersi psicologicamente sul Napoli come una mannaia, e per la giocata di gran pregio che ha permesso poi ad Allan, peraltro tra i peggiori in tutto l'assetto della squadra, di ottenere un ovvio pareggio, ma è quello, è un gol praticamente firmato da Gabbiadini, quindi mezzo voto in più ad Insigne, a Gabbiadini. Mezzo voto in meno a tutti gli altri? No, mezzo voto in meno a tutti gli altri, cioè a tutta la squadra. Tre e mezzo al Biol. Ma Balbiol non è neanche colpa sua, cioè. No, e chi lo mette in campo? Bisogna fare delle scelte. E chi non lo vende? Ragazzi. Spartaco Landini, oggi lo chiamo così. I tuoi voti, Nicola. No, ma neanche a me il singolo è superfluo. Penso che io sono meno disfattista perché, ripeto, il progetto va. È vero che i risultati aiutano e devono esserci per sostenere il progetto, però penso che oggi su tutti, come ha detto Peppe, Insigne e Gabbiadini siano stati veramente quelli che hanno provato a trascinare un Napoli opaco e in difficoltà alla vittoria. Non ci si è riusciti per... Sui migliori e sui peggiori siamo d'accordo. Sui migliori e peggiori siamo d'accordo, sì. Purtroppo bisogna ancora migliorare a livello difensivo, e certamente dispiace dover ancora puntare il dito su Albiol, perché è l'unico neo di questa difesa che sta cercando di assestarsi, di cercare un equilibrio, e non riesce a farlo. E penso che sia anche un problema, come ho detto anche la settimana scorsa, Albiol, proprio personale, di mentalità e di testa, non tanto di qualità fisiche il o tecniche. Cambio da Benitez a Sarri, anche se c'è Reina che dovrebbe proteggerlo. Io penso che sia proprio un giocatore in difficoltà a livello mentale. Non è che anche con quando c'era Benitez è capitato di fare degli errori, purtroppo determinanti. E probabilmente la natura del calciatore, anche come caratteristiche, per come si gioca in Italia, stavo dicendo, proprio per come si gioca in Italia, no, probabilmente le sue caratteristiche non si sposano, non lo aiutano, insomma, ecco. E quindi poi da noi in Italia certe situazioni le riusciamo a risolvere con l'intelligenza tattica poi anche del calciatore. In Spagna forse puntano sempre e soprattutto sulla qualità, e quindi no, magari certi errori li commettono. Cioè, andare un difensore che va per terra poi in area nel tentativo di prendere la palla, insomma, è domanda tosta. Sì. Ma tu, allenatore, tra Paolo Cannavaro e Albiol, chi prenderesti? Uno dei due. No, io Paolo Cannavaro non l'avrei mai fatto andare via. Ecco. Ma ho una mia teoria. Io cercherei di creare quanti più calciatori napoletani all'interno proprio del gruppo. Giocatori napoletani o cresciuti o comunque italiani cresciuti nel settore giovanile del Napoli. L'ossatura di una squadra, proprio come mentalità, deve avere questa impostazione. Poi certamente insomma, in questo cambio qui la società con l'allenatore, credo, non si sono capiti, perché forse l'allenatore doveva aspettare prima di prendere Albiol e conoscere meglio un po' i giocatori a disposizione, per capire che forse Cannavaro poteva tranquillamente giocare
posto di Albon. Certo, sì, certo. E sui voti hai qualche notazione? Ma io sui, so sui che voti voi tecnici o voi giocatori, voi addetti al campo non amate le pagelle, è una cosa nota. Sì, non, sinceramente non riesco. A me, per esempio, al contrario di quello che tu hai detto, Banti per esempio è piaciuto. Ma perché, anche a me, se non fosse stato per quell'occasione. Io sono fra quelli che ritengono che non fosse un fallo da fischiare, perché c'è stato un contrasto e quindi la palla è finita sul corpo e poi sul braccio e quindi non c'è stato un gesto volontario da parte del calciatore nel tentativo di aggiustarsi e di trarre vantaggio, quindi secondo quindi me non lo reputi un peccato? Non lo reputo un peccato, secondo me ha fatto bene. Sostanzialmente il Napoli, insomma, mi è piaciuto, no? Per quelle cose che dicevo, sono stato a intravedere anche degli sprazzi interessanti che fa vedere e capire che stanno lavorando, stanno lavorando in un certo modo, quindi lo sviluppo della manovra per te non è nel tempo sicuramente migliorerà. Peppe ha ragione, c'è un problema di risultati, io faccio l'allenatore e vedo e penso che questi risultati... Chi ha segnato? L'Inter. Guarin. Penso che questo modo di lavorare porterà dei risultati concreti, perché le potenzialità della squadra sono importanti. Vabbè, qui tu sei stato più ottimista, diciamo così. Hai visto cose che lasciano... No, ma anche perché Sarri, cioè, è un uomo, e anche noi allenatori abbiamo bisogno anche del tempo per conoscere nel miglior modo possibile è tutto dei calciatori. Anche quando pensiamo di conoscerli, certo, dopo allenandoli e scoprendo giorno dopo giorno, scopri che c'è qualcosa di nuovo che non sapevi. Insigne, no? Che ne pensi? Insigne può fare molto di più, secondo me. Fa tanto, è forte, ma proprio perché è forte sicuramente può fare molto c'ha di più. Molto, c'ha margini di miglioramento. C'ha ancora margini di miglioramento perché è un grandissimo calciatore. Deve cercare un po' meno la seconda. Te l'ho detto l'altra volta. Io ero l'allenatore del Lecce e questo ragazzo, come tutti i ragazzini di talento, l'avrei voluto con me. Il Napoli lo volevi prendere. Nonostante Mazzarri non lo volesse, ma il Napoli non ne ha voluto sapere. Quindi voglio dire. Tu lo cercasti. Sì. E quando lo vedo sono contento di vedere quando gioca bene, però anche nel ruolo di trequartista per esempio lui può fare molto, molto di più, cioè può essere ancora più importante, più determinante di quanto non lo sia già. Naturalmente anche per lui problema di tempo, ma di più nel vivo della manovra e soprattutto più vicino alla porta piuttosto che andare incontro alla palla, andarla a prendere lateralmente, perché lui vicino alla porta sa inventare i passaggi gol per i compagni. E qui veniamo al discorso che facevo prima: quando un attaccante si muove e va in verticale e c'è il giocatore che sa dosare la palla con il contagiri giusto, allora è manna dal cielo per gli attaccanti. Ricordo, no? Sempre il famoso gol di Paolo Rossi, che disse sulla palla di Bruno Conti c'era scritto basta spingere, basta. No? Il contagiri giusto. Critico del critico, vai. Te che è scivolato, fare come al biologo che però vai con il sedere per terra, eh? No, sono bene in piedi, tranquillo. Sei bene in piedi, dai. Allora, no, secondo me invece io per questa partita, sottolineo, sì, metterei lo stesso voto a Maggio e al biologo. Guarda, mi ha anticipato. 4 a tutte e due. Avrei detto la stessa cosa. 4 a tutte e due. Sì. 4 e mezzo. 4 e mezzo, vabbè. Sai perché? Se metti 4 ad Albiol, devi abbassare il voto anche a Maggio, perché comunque è colpevole sul primo gol. Bravo. Quindi. No, è colpevole Albiol sul primo gol. Beh, ma comunque. Anche Maggio, se non fa il movimento giusto che dovrebbe fare, teoricamente. Non ma comunque. Esatto, non si è allineato. E quindi, secondo me, se devi andare a crocifiggere sì, uno... Sì, ma palla scoperta si corre all'indietro. Dai, su, non scherziamo. Vabbè, io farei così. Metterei lo stesso voto a tutte e due. Negativo, purtroppo. Vabbè, non è che sto parlando di voti positivi. Quindi i peggiori passano a due. I peggiori passano a due. Come le pizze, Peppe passa a tre. Vabbè, con le pizze, Peppe, 5-6. 5-6. Dipende dalla dimensione. Ne ha postata qualcuna su Facebook. Esatto. Per quanto riguarda invece il centrocampo, mi lascio un attimino perplesso.
Non c'è un voto positivo, non c'è un voto positivo Dallan per quel gol, ma sì, gol sicuramente così, però per il momento mi sembra un centrocampo che fatica tanto anche fisicamente parlando, e questo mi lascia molto perplesso. Insigne sicuramente merita, perché il gol è bello, secondo me si decentra ancora un po' troppo per fare il ruolo di trequartista, cioè, naturalmente va a decentrarsi perché ha giocato così sempre, per 3 anni così, però è giusto che abbia il voto più importante, non so se è 7 proprio, cioè è una partita comunque non soddisfacente complessivamente questa della... E poi 7 non le vedi? Io non lo vedo il 7, io avrei visto un 6,5 onestamente per Insigne, un 5,5 per Higuain e un 6 per Gabbiadini, che si è mosso bene, ma complessivamente quel reparto è ancora troppo nebuloso secondo me, cioè non si ha molto chiare idee. Tra l'altro, e sarebbe il caso di sottolineare, parte delle vedovelle raffelite che no, le quali no, dicono prima no, avevamo no, l'attacco, non avevamo la difesa, ora non abbiamo sempre no, la difesa, però non abbiamo neanche più l'attacco. No, al contrario, vedo che non mi ascolti, perché invece ho detto che praticamente la questione dell'attacco è figlia assolutamente del fatto che, a mio giudizio, si è impostata male la stagione di questa squadra. Cioè, per me non bisognava andare a guardare solo e soltanto il problema della difesa come fosse il problema dei problemi. Lo è, ma se non porta avanti tutta la squadra in maniera complessiva, probabilmente trovi altri davanti. Non è ancora questa la situazione. 2 gol sono stati fatti in casa, 2 gol sono stati fatti oggi. Stiamo lì, capiamo quali sono le cose. Il secondo 2-2 consecutivo, sì. Notiamola questa cosa. Sottolineo solo una cosa ancora. Io volevo capire che significava una dichiarazione di Sarri. Cioè? E qui va al voto. Perché il 4-3 si poteva fare con quegli interpreti? Lui ha detto il modulo adatto a queste squadre è il 4-3, ma io voglio giocare col 4-3, mi no, piace di più. Ha detto che c'erano i giocatori in campo per poter fare il 4-3 in quel momento. E andiamo ad analizzare chi erano i quattro. Ah, tu parli della dopo partita? Certo, quando vuoi, perché Sarri tu lo senti durante la partita. E Mertens c'erano. C'erano Gallecon e Mertens vicino ai quelli. Quindi, ergo, il 4-3 si può fare solo così? E se non c'è Insigne, sì. Lui lo legge così. Questa è la lui dice, non avendo più trequartisti di ruolo, a meno che non sposta Hamsik in quel ruolo, nel momento in cui in campo c'hai Gallecon e Mertens, passa al 4-3. Vabbè. Mi pare corretta la lettura, però, che con Gallecon e Mertens la lettura è giusta. O no? Lo so, mi lascio un po' più presso questa dichiarazione. Beh, immagino che volesse dire questo, sì. A meno che non metti Mertens a fare il trequartista. Però... giusta, però poi, proprio efficace. Però... cioè, perché però, se doveva essere la mossa che ti faceva vincere la partita, mi pare che la squadra si è piantata lì, No, Napoli è voglio dire, però... credo che anche questo, da un punto di vista della comunicazione, andiamo possa a vedere essere, le immagini per la moviola, possa così, essere, man mano che, chiudiamo velocemente, possa dimmi, essere un errore, nel senso che ho sentito che lui ha considerato questi due giocatori come delle seconde punte. Sì, lui li considera seconde punte, però poi nel momento in cui ce le ha tutte e due in campo le ha allargate ed è passato al 4-3, questa è d'utilità, però la volta che si è dimostrato d'utile, perché gli vogliamo dare pure addosso. I tuoi voti, Titti? Ah, i miei voti io hai visto fatto... 4,5 a maggio pure tu. Avrei fatto la stessa considerazione che ha fatto Mario Fabroni. Questo c'è è grave, però non ti puoi bene perché da questo no, lato qua stiamo facendo disequilibrio nella tua valutazione della linea di difesa. Se la grafica me la fa con l'aiuto della regia mi mostra di nuovo la pagella, è chiaro che non puoi dare un 5 a Usai, il 6 a Kirikesh e poi se al Bioli dei 4, per me devi abbassare il voto anche a maggio. Dici, perché la catena di centrodestra lo reputo assolutamente colpevole sul primo gol e abbasserei anch'io di mezzo punto Insigne, perché per un semplice motivo: è vero che ha segnato il gol del pari, però ancora una volta è stato troppo egoista. Cioè Sarri da questo punto di vista gli sta dando delle indicazioni, deve servire di più il compagno in quel ruolo, e questa è l'indicazione che sta dando l'allenatore, esatto, tentare meno il tiro. E Higuain va bene 5,5 perché deve essere. Tu alzare mezzo voto, gli hanno bacchettato deve subito. Deve essere lui l'uomo risolutivo. Ah no, Insigne 7,5. Ah sì. Andiamo in moviola, così sì, li okay, vediamo un po'. Così ci spiegano che cosa è accaduto sul primo gol dopo 2 minuti. Non so. Va bene. E così chiudiamo la moviola. Almeno ci siamo rifatti la bocca con 2 gesti tecnici di alto livello. Andiamo a conoscere i ragazzi della SD Virgilio, accompagnati dal mister Alessandro Improta. Buonasera. Buonasera. Voi, a Dante dove l'avete lasciato, Dante?
Chi? In quale girone l'avete lasciato? A Dante, dico. Virgilio. Quindi, Virgilio. No? Peppe pensa solo a Beatrice. Andiamo avanti. Allora, voi il famoso Virgilio, dove dite dove siete, da quanti anni siete? Raccontatecelo. Bene, allora, siamo da 10 anni. Intanto manco ci alleniamo. 10, mi aspettavo di più. Ci alleniamo sul campo d'Enza. E, a Posillipo, quindi. Sì, a Posillipo, sulla collina di Posillipo, adiacente alla struttura del Virgilio Club, il complesso con campi di calcetto, campo di calcio a 7, e, dove giocava anche Diego Armando Maradona, esatto, ricordiamolo. Ricordiamolo un attimo. E ho avuto il piacere di vedere le sue prodezze. Tu c'eri quando c'ero, c'ero. Ed era una cosa sconvolgente. Anche a 5 era bravissimo, vero? Era mostruoso. Si collava la palla e si andava. Faceva tutto lui. Faceva tutto lui. E racconto proprio 2 mesi fa una cosa a mio zio, che lui giocava Gianni Improta, che si portava una maestra dall'Argentina. E, una maestra? Sì, una, diciamo, un'istruttrice di tennis. Ah. E lui rispondeva col piede, con la pallina da tennis. No, una cosa dai, spettacolare. Cioè, lui la tirava con la racchetta e lui, esatto, col piede. Sì, rispondeva e tagliava la palla col piede. Adoro, cioè il back cosa, col piede. Esatto, una cosa spettacolare. Vabbè, mostro. Ho detto questa, ho aperto questa parentesi che ogni tanto fa bene. Cioè lui faceva il calcio tennis. Esatto, sì. Vabbè. Poi ci sono i bambini più piccoli, dai 5 ai 10 anni, facciamo allenamento nei campi di calcetto, che cerchiamo di curare molto la tecnica individuale, con molto, soprattutto sviluppato con la palla il lavoro. E poi da 10 anni in su, fino ai 15 anni, facciamo nel campo grande, dove sviluppiamo il gioco su ampiezze più grandi. Ma scusami, ti interrompo perché sì, l'ho trovato il video di quando giocava no, a calcetto. No, c'è un video, sì, lo voglio vedere. Eccolo qua, era che questo. Faceva... Ah, questa è quando giocava a calcetto, sì, al vicino. Ha fatto gol, tanto per il dire. Campo... Sì. Aspetta, ha fatto qui? Sì, il campo in terra, all'epoca c'erano i campi in terra. Levagli la palla, va. Levagli la palla, va. Levacela. Come si fa? Sì. Cioè, mi sembra già orientato alla porta questo giocatorino, eh. Guarda lì, guarda, guarda. No. Ragazzi, scusate, ma questo è calcio, cioè, questo fa parte del calcio. Anche con l'uomo vicino, è chiaro che sì, il campione, così come... Guarda come li siete tutti! Fa segnare i compagni da geloso. Ma giuro, quando facevano il tocco per le squadre, no? Io mi vale tutto già un bingo. Andà là, va. Spalla alla porta, guarda come protegge la palla. Ma tanto può palleggiare anche per 10 mesi di seguito. Cioè questo con l'uomo che lo pressa non fa cadere la palla, cioè è impressionante. E se ne va in mezzo a due. Vabbè, ma stiamo parlando del più grande fenomeno mai apparso su un campo di calcio. Più grande lui o più grande Van Gogh? No, ma non ne parlo. Non si può nei rispettivi campi sono incomparabili. Incomparabili. Nei rispettivi. Vabbè, vabbè, sei salvato, va. Allora, dicevamo, abbiamo visto sì, questa chicca veramente. Questa chicca. Cioè, i ragazzi devono mangiare tanto pane. Molto, tanto, tanto. Cioè, a volte c'era pane nero, si parlava all'epoca sì, degli Herrera, quando si chiamavano gli Herrera, Elenio ed Eriberto. Esatto. E si effettuano gli allenamenti dal lunedì al venerdì per le varie fasce d'età sviluppate lunedì e mercoledì, martedì e giovedì. Quindi voi partecipate dai primi calci fino agli allievi? Fino agli allievi. Agli allievi regionali. Per la prima volta ci siamo iscritti al campionato allievi regionali perché... Bella avventura, tosta. Sì, eh, tosta, però abbiamo preso 4-5 giocatori. Allievi degli allievi regionali? No, mio fratello. Tuo fratello? Sì. Qui lo esoneri tu, tuo fratello. Esatto, sono subito vabbè, pronto io. Perfetto, perfetto, benissimo. Andiamo a conoscere questi ragazzi, benissimo. Allora, tu chi sei? Mi chiamo Stefano D'Alessandro. Stefano? D'Alessandro. Ah, Stefano è il nome. Ruolo? Esterno destro. Esterno destro. Ma esterno basso, esterno alto? Alto. Esterno in generale. Perché poi voi giocate a 5, a 6, a 7. Che anno sei tu? 2003. 2003, quindi giocate a 11. Quest'anno abbiamo iniziato a giocare a 11. Giocate a 11. C'ho un figlio 2003, lo so, a 11. Benissimo. Quindi esterno alto, fai gol? Sì. I goli, come diceva? Sì. Tu chi sei? Io mi chiamo Manuel Aruta. Manuel? Aruta. 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 Papà faceva il centravanti?
Ah no, cioè... Perché io conosco una Ruta centravanti di vecchio. No, ho giocato fino agli allievi del Napoli. Fino poi. Agli allievi del Napoli, va bene. In che ruolo giochi tu? Trequartista. Ma avevo, non avevo dubbi. Ho detto con quei capelli solo il trequartista può fare. Estro e regolatezza. Innamorato della palla, dribbli tutto, anche le bandierine, sì. Sì, ti rimproverano perché dribbli troppo. Sì. Sì, certo. Molto. Ti rimproverano. Bisogna i compagni, i compagni. Bisogna, i compagni o l'allenatore? L'allenatore. L'allenatore. Strappiamo subito il cartellino. Non bisogna rimproverarli delle qualità tecniche, no. Però li fai un po' arrabbiare per questo. Ma gol ne fai, sì. Sì, però più assist. Più assist, ah, bravo, trequartista puro. Ma Insigne trequartista ti piace? Sì. Ma siete tifosi del Napoli? Fatemi capire. Sì. Tranne lui che è Juventino. Cacciatelo subito immediatamente. Non voglio così. È Milan. Juventino e Juventino. No, non voglio sentirle queste cose. Non, sentire. Non le voglio sentire queste cose. Allora, tu sei tifoso del Napoli. Insigne trequartista ti piace? Eh? Ti piace Insigne trequartista? Sì. Lo vedi bene in quel ruolo? Sì. O lo vedi per te quel ruolo là? Meglio tu o meglio lui? Dai, di la verità. Lui. È lui, aspetta il tempo giusto. Ah, e tu chi sei? Il figlio di Ivan Drago? No, no, ti spiezzo in due. No. Ah. Mi chiamo Riccardo Ilari. Però hai visto il film di Rocky, ti è piaciuto e ti sei fatto di capire. No, vabbè. Ilari, come ti chiami? Riccardo Ilari. Siete tutti 2003, siete? Sì. Sì. Riccardo, in che ruolo giochi? Difensore centrale. Perciò c'è la faccia cattiva, eh? Ho capito, va bene. Picchiatore? No, non si danno le botte. Tu chi sei? Flavio Scorza. Flavio, ruolo? Attaccante centrale. Cioè, ti manda in porta lui? Sì. Ma lo fa? Sì, sì. O tu aspetti la palla e quello scarta, scarta? No. No, te la dà la palla. E i gol tu li fai? Sì. Quanti ne hai fatti? Su 17 partite, 21. 21 gol. Oh, cazzo, questo è centravanti, però. Vabbè. Valdenza c'è una bella tradizione di centravanti forti. E tu, a te già non mi stai simpatico, perché tu sei tifoso del... Mamma mia, che malattia. Dai, che ti... Sei malato stare. Tu? Sei malato? No. No, in realtà io non ti fa quasi niente. Cioè... Bravo, meglio non ti no, fare. No, non so. No, fatelo in parlare. Realtà non sono un grande appassionato del calcio in TV, mi piace più giocare. Gioca, bravissimo. Questo mi piace l'affermazione. Peppe pure, appassiona solo una cosa, la tavola. No, non è vero, ho detto già. I musei. Ve lo giuro che sui musei. È uno specialista Gastonò, di alto livello. Gastonò. Allora, mi però poi esce al museo e non vi dico che convinto. Vabbè, l'importante è che stanno aperti. Vabbè, allora, tu in che ruolo giochi? Terzino sinistro. Come ti chiami? Lucio Di Franco. Ma sei mancino? Sì. Sì, quindi sinistro che gioca a sinistra. Va bene. Tu mi pare che con la pasta asciutta c'hai un buon rapporto, eh? Diciamo la verità. Ma hai chiesto un appuntamento a tavola con Peppe? Una sfida faccia a faccia, voglio dire. E tu come ti chiami? Luis Pandolfi. Non ho capito. Luis Pandolfi. Oh, Bruce, in che ruolo giochi? Entra avanti di sfondamento. Luis. Ah, Luis. Bruce, avevo capito. Sei un po' assurdo, non ci fate caso. Luis, in che ruolo giochi? Difensore sinistro. Difensore? Sinistro? No, centrale. Sinistro. Sì. Qualche volta pure centrale, però. Qualche volta pure centrale. Cioè, ma quando ti vedono gli avversari si spaventano perché tu entri come un carro armato. Palla o gamba, voglio dire, no? Ma sei tecnico o sei più fisico? Fisico. Si vede. Di testa? Qualche volta. Non troppo. Poi, tu chi sei? Ma nessuno fa botte con Luis, scommetto, eh? Ve lo tenete buono, ve lo tenete. Antonio, tu sei? Mi chiamo Antonio Capuano. Antonio, che ruolo giochi? Terzino destro. Destro. Scendi? Ti proponi? Ci vai? Fai pure qualche gol? No? No. Non esageriamo. Vabbè. E tu che hai un taglio di capelli un po' così? Matteo Gimelli. Matteo, in che ruolo giochi? Portiere. Fai le mani? Le palette? Non c'è male, lunga. Ma portiere che gioca titolare? Sì. La banda del buco com'è là dietro? Sono bravi i difensori? Sì. Quanti gol prendi? Sì. Poi. No. Zero gol. Ma che avete fatto oggi? 2-0, vabbè, zero gol. Un portiere piglia zero gol è sempre bravo, va bene. È la difesa che è buona, non stoppa subito lo dice. Andiamo avanti. Tu chi sei? Luca Manna. Luca, in che ruolo giochi? Centrocampista centrale e sono il capitano. Si vede, già come parli, dice comando io. Ma Valdifiori a livello tuo, non credo. No. Sei più bravo tu. Aspi, mi sono dosendo, No, sicuro, perché? Sicuro di sì. Speriamo.
Cioè tu sei il metodista della squadra, sei quello che comanda tutto, palla a te e tu smisti. Sì. La palla la metti in verticale su di lui, sul trequartista? Sì, anche in diagonale sulle fasce. Ah, ti piace pure il lancio lungo, ti piace? Sì. Aspita, questo esce buono allora, va bene. Quindi corto lungo per te va bene tutto? Sì. Non c'è problema. Luca è sicuro. Tu chi sei? Luca. Samuele Morra. Samuele, ma Luca è così forte come dice? Luca è veramente forte come dice? Sì, sì, sì. Ora è indottrinato bene? Sì, sì, sì. Samuele, ti tiro lo gioco. Vertice basso. Vertice basso. Davanti al difensore. Ah, sei il mediano di rottura. Sì. Il tuo idolo è De Rossi, scommetto. No. No. Del però Piero. Ti del Piero. Come Del Piero? Vertice basso Del Piero. Sì. Ah, ma tu sei malato, scusami, perdona. Vabbè, vabbè. Vertice basso. Sì. Sì. E tifo Juve. E tifo Juve, sì. Purtroppo. Purtroppo hai detto la parola giusta, va bene, va bene. Tu? No, dai il microfono. Cioè, tu fai la guerra che perdi con Luis sulla pasta asciutta, questo è sicuro, che Luis è imbattibile. Massimo Magri. Massimo, che lo giochi? A volte difensore centrale, a volte attaccante. Cioè, tu sei di peso, dove servi ti sposta, insomma. Fammi capire, è d'attaccante ti piace? Sì. Ma ci giochi più spesso da attaccante o da difensore? Spesso attaccante. Più spesso attaccante. Però spesso nelle giovanili i centravanti diventano difensori. Chissà perché, è una cosa che capita. Molti nascono centravanti e finiscono speriamo difensori. Non come Albiol. Speriamo non come Albiol, hai ragione pure tu. Va bene. Complimenti a questi ragazzi, fantastici. Grazie, complimenti alla SDVG per essere stati grazie. Con noi. Grazie, grazie a voi. Cosa da aggiungere? Ma non ho capito, quello ricciolino dove è andato a finire? Come? Prima ne hanno fatto vedere uno ricciolino che gioca con loro. Maradona faceva una battuta sveglia. Ah, cioè, sì, bella battuta con me, Peppe, proprio bella assai proprio. Viva Cizza! Quello ricciolino. Siete grandi. Ce l'avessimo quello ricciolino. E allora, grazie ancora per la vostra grazie. Presenza. Grazie, un altro applauso. Grazie. Naturalmente vi auguriamo la buona notte. A dormire perché si torna a scuola. Noi passiamo rapidamente in Serie B e vi proponiamo il filmato di Brescia-Salernitana.